Una panchina rossa anche a Fosso Imperatore. La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da donne portate via dalla violenza. È la pietra miliare in un percorso di sensibilizzazione. Mantiene viva una presenza nel solco tracciato dagli Stati Generali delle Donne nel 2016. Si collega al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ora più che mai, perché la pandemia con i suoi lockdown ha esposto ancora di più le donne a tensioni e violenze. Finanche nell'Agenda 2030, all'obiettivo 5, si parla di raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare le donne e le ragazze. E a Fosso Imperatore lo hanno voluto ricordare alla vigilia Noi dell'8 marzo. naturalmente, oltre alla preghiera, non è che possiamo fare molto altro, però è l'invito, soprattutto ai nostri uomini, ai nostri signori, nelle nostre associazioni, nella comunità, ecco, al rispetto, non solo al rispetto della donna, ma quella collaborazione che Dio ha dato all'uomo e alla donna perché custodissero il creato e lo coltivassero. Li ha messi nel paradiso terrestre, nell'Eden, secondo il racconto biblico, con questa finalità, custoditelo e coltivatelo per rendere sempre più bello il mondo. Ed è quello che oggi il Papa Francesco ha detto anche nell'enciclica Laudato Si. Ecco, quindi la promozione dell'ecologia, la promozione del benessere della terra e del rispetto della terra, delle acque, dell'aria, del cielo, ma soprattutto il rispetto dell'umanità. Ahimè, più che maschilista non c'è un'attenzione alla persona in quanto umano e Don Mario con la sua attività a 360 gradi porta avanti appunto un'azione di educativa. Infatti gli sono stata molto vicina dal primo giorno in cui l'ho incontrato proprio perché ci accomuna proprio l'impegno nell'educare il cittadino, le persone rispetto dell'ambiente e quindi di qui anche della vita. E oggi ho accolto questo invito proprio per condividere quest'altro momento di educazione e di riflessione nel rispetto della vita. Non per nulla, in una delle scarpe che abbiamo visto prima c'è una bambolina che ci ricorda un po' i figli, perché di fatto tutto lo sforzo che bisogna fare come comunità nel progredire è proprio perché dobbiamo consegnare alle nuove generazioni dei principi diversi. Così nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della vita e quindi anche nel rispetto dell'essere umano, che sia uomo o donna, perché ricordiamo che la violenza oggi nell'occasione della Festa Internazionale della Donna focalizziamo l'attenzione sulla donna, però dobbiamo ricordare che purtroppo la violenza interessa ogni genere, che sia maschile, femminile e le altre forme di genere e di diversità. La panchina rossa nasce come progetto nazionale e poi viene portata per la prima volta a Nocera nel 2017 da Amici di Cicalese, importante associazione con la quale abbiamo fatto ponte noi dei progetti di integrazione sociale della Unità Operativa di Salute Mentale. Il discorso è portare avanti soprattutto una parola e come dire, uno stile di vita che sia contro il pregiudizio e lo stigma, perché al di là della violenza e al di là di quello che oggi la giustizia può fare o magari può anche come dire, migliorarsi, c'è un'altra cosa molto importante da dire, che è quello di avere uno stile mentale, culturale che vada al di là del pregiudizio e dello stigma. Cosa voglio dire? Voglio dire che fin dal 2016, grazie ai nostri progetti e grazie soprattutto alla sensibilità della comunità, abbiamo fatto in modo che questo stile, questa modalità di essere diversi, cioè di portare una cultura che sia contro la violenza, ma la violenza soprattutto subdola, quella psicologica e quella che mette in condizione la donna di sentirsi in qualche maniera a disagio e di mettere l'altra parte, il cosiddetto uomo, no? Anche in una condizione, anche lui stesso, di chiedere aiuto e del perché possa rivolgersi contro la donna in questo modo, fa in modo che il nostro portare avanti
un discorso comunitario, con una comunità che si prende cura, con un modo di lavorare oltre le frontiere, con l'istruzione, la conoscenza e la cultura, e quindi di avere un modello di vita che abbia a che fare con l'ascolto, con la relazione di aiuto e soprattutto con l'uguaglianza e la giustizia sociale.